Cioè noi non commemoriamo, noi non facciamo di la pia un santino, ma facciamo memoria. Questo verbo che viene dalla tradizione ebraica, che era particolarmente cara al professor Lapira, vuol dire qualcosa di più di ricordare. Vuol dire ricordare e cercare di rendere. E noi siamo convinti, come diceva poco fa il presidente del circolo di Pavia, noi siamo convinti che questo sia un bisogno urgente di oggi. Perché noi siamo convinti che oggi ci sia una rinunzia, un atteggiamento rinunziatario di fronte a quello che è il principale diritto delle persone. Principale diritto di cittadinanza, quindi il principale diritto del fatto che ci fa cittadini una civitas, cioè il diritto alla politica. La Pira, a guerra ancora non finita, quando era ancora Roma nel 44, scriveva, e certamente la maggioranza di voi lo ricorda, non si dica quella frase così sciocca, la politica è una cosa sporca. No, la politica è un impegno di umanità e di santità. Santità laica, ma santità, diceva il professor Pirro un attimo fa. Noi abbiamo bisogno di questo. Noi abbiamo bisogno di rivendicare questo diritto e di fare in modo specialmente che le giovani generazioni, che sicuramente si affacciano alla vita con la generosità tipica di aumentare il tasso di giustizia che c'è in questa società, non vengano deluse in questa loro aspirazione e non si rassegnino a dire tanto non ci possiamo fare niente, tanto non ci possiamo fare niente, perché non è vero che non ci possiamo fare niente. Certo, non ciascuno di noi, perché probabilmente nessuno di noi, io lo auguro a tutti voi, ma insomma è difficile che qualcuno da solo possa avere la statura, il prestigio, il carisma, la vocazione che ebbe la Pira, che quindi anche da solo, e anche osteggiato da molti, forse da troppi, riuscì ad affermare questi, ma insieme possiamo farlo. Yes, we can. Insieme possiamo farlo. E quindi di questo dobbiamo in qualche modo cercare di convincere specialmente le giovani generazioni. Per questo io ringrazio certamente in primo luogo, come ho già fatto, il circolo di Pavia e faccio i migliori auguri per i prossimi 25 anni di attività. Però faccio gli stessi auguri e ringrazio anche tutti gli altri circoli, gruppi, associazioni intitolati alla Pira in tutta Italia, perché abbiano la forza in mezzo a mille difficoltà di continuare questa senda. Alcuni seguono, altri raccolgono. Beh, insomma, noi speriamo anche di raccogliere qualche cosa, ma certamente non lavoriamo per il gusto di raccogliere domani. Qualche volta tendiamo, questa è la grossa tentazione per noi, tendiamo alla segnazione, perché qualche volta diciamo anche noi, ma insomma, con tutto il lavoro che facciamo, ma guarda un po', però dobbiamo vincere questa, dobbiamo vincerlo con l'ottimismo, direi con Gramsci, anche se sembrerebbe strano accostare la parola, il pensiero di Gramsci a quello di cui parliamo oggi, però con l'ottimismo della volontà. Certo, non perdere mai il realismo della ragione, ma avere sempre questo ottimismo della volontà, perché poi è in fondo il senso che abbiamo voluto dare ai nostri incontri, parlando di Spes contra Spes, che era il motto comune a cui la Pira faceva sempre.
questo mi appresto a entrare invece nel tema che mi è stato assegnato, cioè la piena costruttura di pace. E lo faccio naturalmente in mezz'ora, si può soltanto dare a salutare cose che per fortuna la maggior parte di voi già conoscono e che potranno approfondire se troveranno il fortuno, ma lo faccio a partire dal un po' dal modo con cui la Pia è diventata costruttore di pace. È un costruttore, guardate, il costruttore è colui che ha presente due cose. Da una parte il progetto generale. Pensate alla bellezza del collegio dove siamo. Sicuramente è stato pensato, c'è stato un pensiero, c'è stato un progetto. Quindi avere in mente il progetto, che è un progetto anche di lunga vita. Ma contemporaneamente, oltre ad avere presente il progetto, avere presente il realismo delle piccole cose, delle cose che devono essere fatte. Dicevo proprio pochi giorni fa, l'aneddoto che si racconta di quel forestiero che nel tempo del Rinascimento passava per Firenze e vide uno scalpellino che scalpellava un pezzo di pietra e gli chiese: ma scusa, ma tu che cosa stai facendo? E lui rispose: sto costruendo una cattedrale. Cioè la cattedrale si costruisce anche scalpellando un pezzo di pietra, perché senza ciascuno di quei pezzi di pietra la cattedrale non esisterebbe, come non esisterebbe se non ci fosse stato un progetto. Ecco, allora, l'elaborazione del progetto di della costruzione della pace, la Pira lo vediamo sostanzialmente emergere al tempo dell'Assemblea Costituente, l'articolo 11. Ed è bello rileggere i dibattiti che ci furono nella Commissione del 75, poi in Assemblea, su questo articolo 11, e il passaggio, secondo me, fondamentale, in cui dalla formulazione originale, in cui si diceva che l'Italia rinunzia alla guerra come soluzione dei problemi tra vari stati, a quell'altro verbo così importante, così unico nella storia delle Costituzioni dei paesi occidentali, in cui c'è il ripudio della guerra. Non solo, ci sono tante altre cose, anche la possibilità di rinunziare alla sovranità nazionale in favore di una sovranità sovranazionale. Ed è una cosa rivoluzionaria, cioè sostanzialmente con quell'articolo si passa dal concetto della pace di Vestfalia, stati sovrani, che sono sovrani in se stessi e che quindi questa sovranità devono difendere e eventualmente anche imporre o comunque contrapporre ad altri, a uno Stato che è lì per servire qualcosa che è più alto, che è il disegno della convivenza tra le varie nazioni. E poi, sempre andando avanti in maniera cronologica, arriviamo al 1949, in cui voi sapete ci fu il grande dibattito all'interno del Parlamento italiano, perché così voluto dal presidente De Gasperi, intorno all'adesione italiana al Patto Atlantico. E voi vi ricordate che da parte del gruppo lussettiano c'era una forte opposizione all'adesione al Patto Atlantico, perché si era in favore di una posizione più apertamente neutralista da parte del nostro paese, e soltanto all'ultimo momento, per una forte pressione da parte di Gasperi e, a quanto si dice, anche se non ho trovato nessun documento in materia, in particolare all'azione di convincimento svolta su Dossetti e su Davila Dall'Azzati, Dossetti e il suo gruppo votarono a favore.
Ma pensiamo a un altro grande cristiano, il Giulio Giordano, che si astenne sulla religione del Battuzzante. Quindi il pensiero, l'idea dell'importanza di costruire la pace attraverso i mezzi della diplomazia e anche i mezzi della posizione internazionale di un paese era già molto chiara nella mente di questi costituenti, di questi nostri padri fondatori della nostra Repubblica. Nel 51, sempre progredendo, nel 51 c'è forse il primo atto concreto, a parte la riflessione in cui queste due cose che vi ho citato sono frutto, il primo atto concreto che la Pira fa in favore della soluzione negoziale delle crisi a livello internazionale. Ed è una lettera che lui scrive a Stalin nel 1951 e affida a Togliatti in partenza per Mosca perché gliela consegna. Ora, oggi il fatto di dire una lettera che la vita stessa a Stalin non ci fa particolarmente impressione, ma quelli di noi che hanno i capelli un po' più bianchi, un po' più bianchi sulle spalle, si ricordano che alla fine degli anni 40, io lo ricordo anche se ero ancora abbastanza ragazzetto, però si ricorda benissimo che Stalin era il diavolo, i comunisti erano quelli che mangiavano bambini, si diceva davvero che in Russia si facessero, si diceva sempre Russia, come i sovietici erano quasi sconosciuti, che in Russia si facessero sacrifici umani, è impensabile oggi, no? Però a quel tempo Stalin era l'anticristo e la Pira nel 51 di scrive. E dal 52 inizia, lui nel 51 diventa sindaco di Firenze, strappato alla sua vocazione di studioso, di uomo di contemplazione, in qualche modo sente questa vocazione, a cui non può dire di no, di occuparsi direttamente della cosa pubblica, lasciare l'ordo più sull'orazione, bisogna trasformarla la società, scrive ancora quegli anni. Dicevo, come primo atto, tra i primi atti che fa come sindaco di Firenze, convoca i convegni per la pace della Chiesa cristiana. Il primo, ed è appunto del 51, ottobre del 51, è intitolato Civiltà e Pace, e gli altri 53, 54, 55 e 56 erano titoli interessanti, preghiera e poesia, cultura e rivelazione, speranza teologale, speranza umana, storia e profezia. Vedete però che il termine pace c'è soltanto nel primo di questi convegni. Quindi possiamo dire che ancora nell'azione della Pira la costruzione della pace, sì certo, c'era l'emergenza di ricostruire un paese che era distrutto, una tragedia, sempre parlando a coloro che se lo possono ricordare, che cosa era il nostro paese fatto di macerie, Firenze che tra l'altro ha rubato tutti i quartieri intorno all'Arno, minati per ostacolare l'avanzata degli alleati, era uno spettacolo terribile. Mi ricordo che quando io avevo ancora dei parenti a Roma e quando da Firenze in 5 ore e mezzo di treno si arrivava a Roma, però
da quando si entrava in soccorso di Roma, tutto intorno alla ferrovia c'erano le baracche dei senza casa. Quindi si può capire anche che oltre all'orrore rispetto alla guerra, però un impegno per un discorso internazionale sulla questione della pace tardasse a farsi strada, specialmente, ripeto, in un sito che doveva ricostruire una città. Però forse è opportuno, mi dispiace non avere la capacità di leggere come la nostra amica Stefania le parole da Pira, allo stesso modo, però cerco di fare, di rendere in modo migliore. Che cosa sono questi convegni? Un incontro fra insigni rappresentanti della cultura dei vari paesi e gli esperti lavorare con convegno, destinati ad uno scambio di idee sulle attuali condizioni della civiltà cristiana nel mondo e le sue permanenti capacità che essa possiede per essere valido strumento di pace e unificazione.